È iniziata la sfida tra Suicide Squad e GP2, partieri altissimi per entrambi nella categoria over 35, una vittoria oggi vorrebbe dire vetta. Attacca la formazione blaugrana, Osanna, area di rigore, la palla respinta, non è finita, si salva il GP2, il vantaggio quindi del GP2, sbandata difensiva del Suicide e la girata vincente di Antonello Hollis da due passi, e quindi cambia il parziale al minuto 17 del primo tempo, GP0, pardon, Suicide 0, GP1. Buon raddoppio, la squadra rosso-blu, e arriva due minuti di inferno per la formazione del Suicide. Il gol dovrebbe essere stato messo a segno da Fadda, se non vedo male è proprio lui, Alberto Fadda, 2-0. La formazione rosso-blu, calcio di rigore decretato dal direttore di gara Ivan Cardu per questo fallo subito all'alba dell'area di rigore da Ignazio Puddu. Calcio di rigore battuto, c'è il cucchiaio e c'è il gol del 3-0 della formazione rosso-blu, messo a segno dal numero 6 della formazione ospite. Quindi quando stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del primo tempo, Suicide 0, GP2 3. Attacca ancora la squadra rosso-blu, palo! Punizione a favore della formazione blaugrana quando si sta chiudendo la prima frazione. Andrà Andrea Osanna, destro violento, rete, riduce le distanze la formazione di casa 1-3 a un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo. Suicide battuta, pallone scodellato con Osanna che lo sfiora ma non riesce a dare precisione. Si arriva al termine del primo tempo col seguente parziale Suicide 1 GP2 3. Attacca il GP2, lo fa sulla sinistra, e c'è un tocco molto sospetto, infatti secondo calcio di rigore, calcio di rigore che sarà battuto dal numero 11 della formazione ospite. La sua battuta, Tonini riesce a dire di no e poi ancora Tonini prova a chiudere lo specchio per il direttore di gara, la palla era uscita, e quindi calcio di rigore fallito dai rosso-blu. Anche qualche fallo di troppo nel frattempo, occhio al GP2 che viene in avanti e trova il gol del 4-1 messo a segno esattamente da Ignazio Puddu, doppietta personale per lui, probabilmente partita chiusa. Lancio lungo da parte di lui, arriva ancora Alessio Sulis, pallone adesso per Osanna, area di rigore, Osanna che prova a girarsi, non è facilissimo, finisce giù, calcio di rigore, il terzo di questa partita. Va Andrea Osanna, secondo rigore parato di giornata, questa volta da Mattia Porco. Sì? Sad che comunque non molla, questo è un atteggiamento sicuramente importante. Osanna si libera, benissimo il tiro e ancora una volta strepitoso l'intervento di Mattia Porcu che dice di no. Niedu, destro, gran gol di Fabio Niedu, questa volta neppure il buon Mattia Porcu ha potuto nulla, 2-4, chissà se è un gol che riapre la parità, difficile visto che siamo a 6 dalla fine. Sulis, destro, va un passo da un gran gol qui Alessio Sulis. Adesso Fadda, bella palla per Puddu, ancora Fadda, potrebbe anche essere l'ultima azione del match. Puddu sotto porta, rete di Ignazio Puddu, il quinto gol della formazione rosso-blu a 20 secondi dal fine. Nel frattempo cosa è successo? È volato un cartellino giallo.
squadra rossoblu, ma non c'è più tempo. Finisce quindi così con il successo importantissimo in chiave scudetto del GP2 per 5-2 sul Suisad.